Vittoria importante, pesantissima per il Pescara. Ma io le volevo chiedere, insomma, come mai ad inizio di ripresa ha cambiato tutto l'attacco? Si può fare, nessuna bocciatura, nessun demerito, c'era molto caldo oggi, davanti abbiamo speso tanto, De Marchi aveva preso un po'. Penso che in prima gara abbiamo di sicuro non una bocciatura, è successo. Mister, buonasera. Quanto questa partita ha iniziato a far capire al Pescara il campionato di Serie C? Mi auguro che rivedendola, perché la rivedremo in settimana anche diverse volte, riusciamo a capire alcune cose. Abbiamo qualità, lo stavamo anche dimostrando, però abbiamo commesso anche tanti errori puerili nella gestione della palla, anche nell'occasione del loro gol del pareggio con un tiro dai 25 metri. E questo in alcuni momenti ha fatto prendere un po' di coraggio alla Catanese, ha dato capacità, ma sempre dopo dei meriti nostri, quindi questa partita la rivedremo perché abbiamo qualità, ma io so che siamo in grado di migliorare, soprattutto sul piano della mentalità, sul piano della mentalità sì, e dell'atteggiamento, a volte nel primo momento soprattutto siamo un po' specchiati e non bene, bisogna essere più risoluti, bisogna chiudere le azioni. Potevamo andare dentro tante volte, non l'abbiamo fatto, poi magari quando qualche attaccante, qualche smarcamento profondo, non riceve la palla, sembra quasi che si scoccia e quindi dobbiamo migliorare questi atteggiamenti che non vanno bene, così come dobbiamo migliorare tante cose. Nel frattempo questi 3 punti ce li prendiamo perché intanto li abbiamo fatti con merito, su questo non c'è il dubbio. Il rigorista era Pompetti perché quando abbiamo provato i calci di rigore Galano non faceva parte del nostro contesto, perché insomma lo sapete tutti, aveva altri desideri. Poi il martedì è rientrato perché si è chiuso il mercato, ma il rigorista era Pompetti. Come farà a toccare le corde giuste di un giocatore fortissimo come Galano in Serie C da qui a gennaio? Da qui a gennaio mi spiego, perché dal 1 febbraio Galano si potrebbe comunque svincolare perché ha il contratto di scadenza, quindi potrebbe firmare in un'altra società. Se voi ne parlate un po' meno, già mi date una Beh, grande. mister, noi facciamo il nostro mestiere, quindi cerchiamo Consiglio, di. poi ognuno può scegliere la strada che vuole. Sì. Il senso è quello di senso di appartenenza alla maglia, non è che uno può stare un giorno dentro, un giorno fuori, le cose vanno dimostrate. Galano è un giocatore forte, fa parte di questa rosa, come ce ne sono tanti altri forti in questa rosa. Ognuno si dovrà meritare le proprie chance con spirito di sacrificio e con senso di appartenenza, perché nessuno vive di meriti acquisiti. Cioè io i meriti li dobbiamo acquisire con la maglia del Pescara, che è la cosa fondamentale. Poi, se voi in questi argomenti ci date anche una mano, non è una brutta cosa.